consegna è già stata fatta. Ah, avviso io gli altri. Thank you.
Che coincidenza! Cercavo un tassì, Ugo. Che cercare, eh? Esco dopo 3 anni. È l'ultima persona con cui voglio passare i miei primi momenti di libertà. Sei tu, Rocco. Cercavo un'auto, no? Eccola qua. Ti accompagno, dove vuoi andare? Non vado in nessun posto. Bene! Io ti accompagno in nessun posto, va bene? Sale, sale. Qua, accomodati, alla mia destra. Ladrone! Alla destra del mio padrone potente ti devi sedere. Vieni, vieni. Amici, Nicola Pasquale, questo è Ugo. Ugo Piazza. Stava con noi tempo fa. E stava molto bene. E voi non state bene con noi, sì che state bene. E tu, Ugo, non stavi bene. Stavi bene, stavi bene, stava bene. Ma poi ha voluto stare meglio. Non è vero, Ugo, eh? Non è vero che ha voluto stare meglio, eh? Sapete, ragazzi, si è fregato 300.000 dollari americani. Sì, durante un passaggio. Una valigia piena di dollari. E sapete che cosa ha fatto dopo? Una rapina fatta male. Si è fatto beccare dalla polizia e noi siamo arrivati tardi. Non è vero che ha avuto una bella idea? 4 anni gli hanno dato. Poi fra amnistia e buona condotta. Oggi esce ed eccolo qua. Uè, ragione. Pure la buona condotta ti sei messo a fare in galera per uscire prima. Quei soldi non li ho mai presi. Ugo, che fai? Comincia a coglionare. Era l'ultimo passaggio. I soldi c'erano e poi non c'erano più. E che sono? Volati! I soldi non volano! E poi c'è 100.000 dollari in banconote da 10! Se sarebbero viste volare! Sai quanto fanno per aria? C'è 100.000 dollari in banconote da 10! Ah! Un nuvolone fanno! Senti, Rocco, persino in galera mi avete fatto massacrare di botte. Io quei soldi non li ho presi. Ne so chi li ha presi. Tu! Tu! Tu l'hai presi! Gli altri sono morti! Per forza l'hai presi! E ora? Dove te ne stavi andando ora? Volevo andarmene per conto mio. E certo che te ne volevi andare per conto tuo! A prendere i soldi, brutto ragione! Le hai nascoste bene, Ugo. Sai, ci anni sono tante assai. Non è che se le sono mangiati i topolini? Le hai nascoste bene, Ugo! Che cosa vuoi, Rocco? L'americano ti vuole. Perché? Rivuole i suoi 300.000 dollari. Ti hanno messo dentro il giorno stesso. Non puoi averli spesi. Dice che li vuole. E subito. E se li restituivi prima del processo, l'americano ti avrebbe perdonato. Cioè, perdonato no, ti avrebbe spaccato la testa, spezzato un braccio, forse castrato, non lo so, lo sai com'è. Sì, lo so com'è. E lui sa anche come sono andate le cose. Allora, Ugo, che ci devo dire all'americano? Che non ci verrò. Che non ho niente da dirgli. Ugo, non hai scampo, Ugo. Non hai scampo! Il giorno che non ci a prendere i soldi dove li lasciate, ci sarà uno di noi! Il giorno che spenderai 1.000 lire in più, dovrai dirci da dove vengono! C'è dell'ore di lasciare Milano! Ti accoppiamo! Appena metti piede su un aereo! O su un treno! Perquisito! L'americano ci disse di non fargli male. Volete che l'americano ci faccia una lavata di testa? Ci vediamo più tardi, Ugolino. Stammi bene, eh? Amonini,
commissario. De là c'è Ugo Piazza. Che faccio? Va bene, fallo entrare. Mercuri, sta a vedere, eh. Ah, bravo Piazza, sei appena uscita. E già vieni a trovarmi. Bravo, bravo davvero. Credimi, non era il caso. Potevi anche venire con comodo. Mercuri, questo è Ugo Piazza, una mia vecchia conoscenza, un delinquente abituale. È un duro, uno in gamba, fuori grazie a una disgraziata amnistia. Piazza, voglio presentarti il mio nuovo assistente, è stato il primo al concorso, il vice commissario Mercuri. Vuoi fare una denuncia? Sono caduto, commissario. Cioè, sei caduto dal mondo bianco. Agente, dagli un cognac. Questi ragazzi vanno aiutati quando escono. Te lo diamo francese, il cognac. Ti hanno aspettato all'uscita, vero? Sono stato investito da un motoscooter, ho perso la carta d'identità. E quella di rilascio da San Vittore. E da me che cosa vuoi? Dimmelo, dimmelo. Se lei può farmi un documento provvisorio. Se no, non mi accettano negli alberghi. Faglielo. Lo sai, Mercuri, che io e Piazza ci conosciamo ormai da 20 anni. Sono 20, no? Sì, più o meno, commissario. Uno fa tanto per schiaffarla dentro un'anima persa come questa. E poi ti arriva un'amnistia ed eccolo pronto di nuovo. Che programmi hai? Starmene tranquillo. E sei stato tranquillo anche in carcere. Ormai lo sai come si fa per uscire prima. Come si sta adesso a San Vittore? Un carcere vale l'altro. Uno schifo. Si capisce, ma si sono messi pure a contestare i carceri. San Vittore lo vogliono chiudere. Ai detenuti non sta più bene. Vogliono posti salubri, spaziosi, vogliono andare in vacanza. Tra poco vorranno le donne come in Messico e finiranno col dargliele. Ci sarà qualche psicologo, sociologo che dirà che è giusto, che va bene. E questi devono stare bene in carcere, in modo che quando escono sono in perfetta salute. Io credo che un po' male delle carceri italiane lo si possa dire, perché così come sono messe adesso fanno pensare che lo Stato si voglia vendicare sui detenuti. Commissario, per esempio, il potere legislativo per le amnistie. Loro, prima di delinquere, si possono fare i calcoli, visto che è ricorrente, a volte più volte in un anno. Questo si vede soltanto in un paese come il nostro, che perdona sempre. Ti dico che l'amnistia è uno stimolo a delinquere. Avanti, Piazza, dillo anche tu. Sì, di la verità, avanti, tanto puoi dirla. Facendo la rapina, pensavi sì o no ai benefici dell'amnistia? Pensavo a non farmi prendere. Pensavi a quanti anni ti davano e a quanti anni ti saresti fatto realmente in carcere? All'amnistia si pensa quando si è dentro, non prima. È l'altra invenzione del potere legislativo, allora. Noi non la possiamo più interrogare, solo raccogliere prove. E poi spetta al magistrato, ma che ne sa il magistrato? Ma è una nuova procedura, funzionerà. Certo, dipende dai giudici, ma... No, e che ne sa il magistrato di uno come lui? Che ne sa di Ugo Piazza? Il magistrato che gli dice? Che gli chiede? Io lo conosco fino in fondo, palmo a palmo. Da come ruba, che cosa fuma, so se è un dritto o se è un fesso, so dove vuole arrivare, come debbo torchiarlo. Sarà dura per te, Piazza. Uno come te non va una rapina fissa come quella che hai fatto tu. E poi mi sono giunte delle voci, lo stesso giorno che ti arrestammo. Io non t'avrei neanche trattenuto, t'avrei messo fuori a calci in culo. Gli uomini dell'americano ti cercavano col sangue agli occhi. Ma se tu vuoi una mano, io te la do. Io non ho bisogno di niente, solo il documento provvisorio. Perché se ti prendevano e ammazzavano già mi stava bene, un delinquente di meno. E se acchiappavo chi ti aveva ammazzato, meglio ancora, ma non è cambiato niente. Se ti ammazzano mi fanno un piacere, e se arresto chi ti ammazza il piacere è doppio. Senti una cosa, ti occorre denaro? Ho 30.000 lire nella scarpa. E lì non hanno guardato. No, lì non hanno guardato. Piazza, io so tutto di te, dei $300.000 che sono spariti all'americano. Qui dentro, se non ci fossero le soffiate, potremmo anche chiudere bottiglie. Non so di cosa parla, commissario. Non fare il solito fesso, Piazza. Quei soldi, prima o poi, te li fanno sputare. Perché non ci mettiamo d'accordo noi due? Ma andiamo via tutte quante, anche Mercuri, vuoi? Mercuri, va di là, va. Che accordo? Hai capito benissimo. Io voglio l'americano, l'americano vuole te. Prima ti decidi a chiedere il nostro aiuto, è meglio, La ringrazio, commissario. Ma io quei soldi non li ho presi. Vattene, va, vattene, piezza fessa. Non mi chiamare quando sarà troppo tardi. Le regole le conosci.
Ehi, stammi a sentire un poco. Piazza, secondo te chi è più furbo, tu, io o l'americano? Io non sono furbo. Lei non mi pare proprio. L'americano. Forse. Marcuse, vieni, vieni, vieni da me. Tu sei appena arrivato, Mercuri. Ma è una cosa grossa all'organizzazione dell'americano. Avete ordini, signor commissario? No, niente, niente. Contrabbando di valuta, infiniti passaggi, molti uomini. Sono anni che gli sto col fiato sulla nuca e non mi riesce ancora di azzannarlo. Commissario, io sono appena arrivato qui, ma ho studiato molto bene la cosa. Secondo me lei fa un'indagine piuttosto unilaterale. Unilaterale? Questi qui, caro mio, sono organizzati come servizi segreti. I corrieri conoscono un numero di telefono e basta. E quando controlliamo, si tratta quasi sempre di un locale pubblico. Lei non ha capito, o forse non mi sono spiegato. Ad ogni cambio di quotazione in borsa, ad una congiuntura sfavorevole, partono centinaia e centinaia di milioni. Alla fine il movimento è di miliardi. Lo Stato spesso è in difficoltà per questo. Dove vuoi arrivare, Mercuri? Che non è l'americano che dà le carte. Nel giro ci sono banchieri, industriali che annegano nei miliardi, ricchi che se ne fregano se l'economia nazionale va a rotoli e che mandano i loro soldi in Svizzera, in Germania, nel Liechtenstein. E allora? Perché oltre dell'americano non ci occupiamo anche di questi qui, commissario? Beh, Mercuri, ma tu forse ce l'hai coi ricchi. Per favore, il signor Piazza. Camera. Sì, vabbè. Camera 102, dammi il passaporto. Sì, sì. Ma... Nicola, aiuta il nonnino alle parole incrociate. Noi torniamo subito. Ehi. E dimmi che vuoi sapere, io modestamente so tutto. Oh, se non te ga voglia, passo un'altra volta. L'americano ti ha aspettato fino alle 8, Ugo. Poi ha dovuto partire. Vabbè, se ne riparla domani. L'ufficio sembra al solito posto, eh. Ora importiamo calcolatori elettronici. Ma tu, hai capito perché non ti portiamo strisciando da lui? Perché ci ha detto, ditegli che voglio vederlo. Non ha detto portatemelo qua. Chi volevi chiamare? La protezione animali. Ci sono qua io a proteggerti, Ugo. Pasquale, da un'occhiatina in giro, ma mi raccomando, con mano leggera. Pasquale, fai piano, che questa non è roba né mia né tua e neanche di Ugo Piazza. Piano, piano. Perciò va bene in questo albergo, Ugo. È pulito. Filosofo greco del IV secolo. Di quante lettere? Sei. Di me ne è nato più facile. Sì. Figura trigonometrica. Taggia di tu non più facile. Sì, beh. Vai piano, Pasquale, se no disturbi le zoccolone dell'alberguzzo. Delicato. Lo so. Che i soldi non sarai tanto scemo da tenerli qua. Oh, ma come potevi pensare di fotterci? Come potevi pensare? Se le avessi rubate ad una banca, beh. Ma fotterla all'americano è tutto sbagliato, tutto! Forse speravi che l'americano moriva mentre tu stavi in galera? Ma quello è immortale! La sigla di Foggia è FG.
grande gladiatore di Tracia è Gigi Riva. È gladiatore pure lui. Ti sei fatto 3 anni di galera e sei al punto di prima. Capisci, Ugo? È tutto sbagliato. Perché ora deve restituirli. Allora mi sono detto, appena Ugo capisce che è tutto sbagliato, le caccia i soldi, a meno che ha un piano. Ma se avessi un piano per fottere l'americano, saresti un dio. Buono, buono. Sai che dice sempre l'americano? Fai agli altri quello che loro vorrebbero fare a te, ma fallo prima. L'americano è sempre puntuale, è in ufficio alle 9, ma tu puoi venire anche alle 10. Nonnino! Nonnino mio! Signor Custode, c'è un pazzo alla camera 102, chiamala Neuro! Nonnino, nella stanza signor Piazza fece centinaia di migliaia di lire di danni. Dovete avvisare il proprietario, la questura, dovete fare la denunzia, farvi pagare! Fallo cottiere, ingoglionito, fai mettere la denuncia, so! Vaffanculo! Ui, Spaccini, è ricordo di Castalberghe frequentato da Zoccolone. Che cosa volete? Ugo. Ma allora proprio tu sei. È passato tanto tempo. Come state, Don Vincenzo? Come sto? Entra, entra. Accomodati. Assettate. Assettate. Ti preparo una tazza di caffè, eh? No, grazie. No, è già pronto. Io non ci rinuncio. Non ti facesti più vivo in questi ultimi tempi. Sono venuto per parlare con Chino. Lo so, lo so. Adesso a me nessuno mi viene più a trovare. Ma una volta, quando lavoravate per me. Venite qua, Ugo. Scusate, Don Vincenzo. Quando gli ordini li davo io. Non sei cambiato. Poco, anche tu.
Certo, non siamo più quelli di 10 anni fa. Perché venisti a trovarmi? Sono nei guai. L'hai saputo? Io so solo quel poco che si dice in giro. Non ascolto molto io. E ci credi? Che importanza ha? Non li ho presi io quei soldi. E allora? Va bene. Dimmi cosa vuoi. Che ne pensi dell'americano? So che è una brutta bestia. Io non ho mai lavorato per lui. È un uomo molto potente e pericoloso. Amici influenti in alto e gente senza scrupoli in basso. Mai mettersi contro di lui. E poi è uno pulito, capisci? Non è mai stato dentro. Sai che cosa vuol dire? Vuol dire che ha manigliato con commissari, finanza e anche magistrati. Sono 20 anni che la fa da padrone. Ugo, è molto pericoloso. Sì, tutto questo lo so. Ma se tu fossi al mio fianco... Che cosa vuoi da me? Protezione? Sappi che contro l'americano niente posso. Un posto per nasconderti. Mi dispiace, Ugo, ma non mi voglio immischiare perché non è regolare. No, non ho paura di loro. Ma non mi voglio immischiare perché non sarebbe regolare. Ho bisogno di 100.000 lire per pagare i danni dell'albergo. Gli uomini dell'americano mi hanno fatto visita. I soldi te li do. Chiedemi sempre quello che vuoi. Ma non mi chiedere di infrangere le regole. Non so se tu l'hai fatto, Ugo. Ma se non sei stato alle regole, te la faranno pagare cara. Lo so che i soldi non sono nemmeno qui. Ma l'americano già in ufficio, lo sai com'è lui. Orario regolare, un milanese pare. Non mi ha ancora chiesto di te, eh. Ma se lo facesse, non vorrei rispondergli che non ci sei, eh. Sei ricco. Ohé! Voi mi dovete 100.000 lire. Voi siete Rocco, vero? Se sapevi che sono Rocco, non dovevi fare quello che hai fatto. Se un amico mi chiede 100.000 lire, io gliele do. E voi non dovete entrare in casa mia come avete fatto. Io sono Chino. Va bene, Chino. Hai ragione. Amoninni. Non vi ho detto di andare. Come non vi ho detto di entrare. Dategli i soldi, Rocco. Ora stai esagerando, Chino. Lo direte fuori, so esagerato. All'americano non piacerà.
Io me ne fotto dell'americano. Metteteli dove li avete presi. Adesso potete andare. Non finisce così, Chino. Ugo, secondo me faresti bene andare dall'americano. Come va, Chino? Al signor Rocco che salgo con Ugo Piazza. Va bene. Venire qui perché voglio riassumerti. Lavorerai con Rocco, non farei più il corriere. Rocco mi ha detto che ti sei fatto degli amici potenti e del resto con 300.000 dollari si può comprare chiunque. E Chino costa solo 3 milioni per ammazzare uno. You understand? E adesso stammi bene a sentire perché ti vedo oggi e non voglio più vederti. Gli ordini le prenderai da Rocco. Ti tratteremo bene. E se mi vorrai vedere ancora, vieni coi 300.000 dollari in bocca e me le deve portare tutte da 10, così come te li sei fregati. È inutile che tiri Don Vincenzo dalla parte tua. Non conta più niente. Vive soltanto d'elemosina. Un uomo finito, E mi raccomando, Ugo, fila diritto. Devi fare solo quello che Rocco ti dice di fare. Adesso vattenne. E se ti capita di vedere Chino, digli che ritengo che abbia esagerato e voglio delle scuse. Thank you.
Ugo, come stai? Bene. Si diceva che era uscito. Ieri. Ha sempre chiesto se ero passato. Dammi da bere. Un whisky con acqua, senza ghiaccio. Tra poco smette. Ecco a voi, signor Piazza. Hai visto com'è cresciuto Luca? Ed io che ho pensato che avevi preso il primo aereo per Beirut. Come stai, Nelly? Con 3 anni di più. L'americano sa che sei fuori. Sono tornato a lavorare per lui. Oh, questa poi. Beh, sono fatti tuoi. Sei fuori da ieri mattina. Perché sei venuto solo adesso? Perché non prima? Rispondi. Solo adesso so che resterò vivo. Ieri non lo sapevo. E allora... Dimmi come sei messo. Male, non ho nemmeno una casa. Ora non te ne andrai, spero. Per stasera ho finito. Vieni via con me. Sì, seguono noi. Ma non ha importanza, basta che sappiano dove sono. Come mai l'americano ti ha ripreso con lui, invece di spararti come si diceva in giro? Così mi controlla meglio. E finché è convinto che i soldi li ho io, non salva la vita. E tu perché resti a Milano a farti controllare dall'americano, invece di volare a Beirut? Che ci vado a fare a Beirut? Ma a goderti i soldi. Ti ci metti anche tu? Non sale. Tra me e lui non c'è niente. Gli ho detto che forse stasera stavamo insieme. Devi abbozzare. Ti asta. Ti vuoi medicare? No. Sei sicuro? Vengo subito.
Mi sembra molto meglio di quando stavamo insieme. Sì, è vero, le cose sono cambiate. Ma è stata dura. Mi avevi lasciato libera dopo la condanna. Doveva essere più facile. Invece è stato molto più difficile. Sono rimasta veramente sola, senza nemmeno il pensiero di te. Non occorrono spiegazioni, non te ne chiedo. E soprattutto non me ne devi. 3 anni sono lunghi per chiunque. Non mi dai da bere? Il solito. Va bene. Hai uno fisso? No, Ugo. Ce ne sono stati molti. Ma uno fisso, no, non l'ho mai voluto. Non c'è nessuno a cui debba dire addio. Ma ora che sei qui, se vuoi puoi rimanerci. Non ho pensato ad altro in tutto questo tempo che al momento in cui ti avrei riavuto. Anche se le nostre cose sono più vecchie di 3 anni, ora che sei qui. Quei lotta continua che ne facciamo? Fategli studiare la Costituzione. Non gli interessa, ma la sanno. Ogni volta che vado di là me la vomitano addosso. Uè, Ugo Piazza. E che facciamo? Ci vediamo ogni giorno. Ho ricevuto una denuncia per danni a un alberghetto. Dicono che hai sfasciato specchi, divani, eccetera. Che faccio? La passo alla Neuro? Io i danni li ho pagati. Sì, lo so, ma questi non vogliono ritirare la denuncia. Metterò un avvocato. Credo però che ormai la ritireranno. Eh già. In 2 giorni sono cambiate le cose, è vero? Vice commissario, abbiamo ancora con noi l'amico Piazza. Eccolo qua. Perché noi due siamo amici, non è vero? Io non sono suo nemico. Non fare il fesso, Piazza, non stiamo facendo i cruciverba qui. A me non mi interessano gli scagnozzi dell'americano, e nemmeno lui, perché la posta è molto più grossa. A me interessa sapere chi ordina le commesse del denaro, chi passa i soldi all'americano e come nasce il traffico. Non sono così importante da sapere queste cose di cui lei parla. Non essere fesso come al solito, Piazza. Fa qualcosa di buono. Posso farmi gli affari miei? Mi hanno riferito che te la fai una volta con gli uomini dell'americano. Io non li cerco. E lui, lo hai visto? Una volta. Ah. E come se la passa? Bene, credo. Gli hai ridato i soldi.
E i soldi gliel'hai ridati? Mai avuti. Perché vi siete detti? Io la verità. E lui che ha detto? La solita solfa. E cioè? La solita solfa. Fammela sentire, fesso. Vuole i 300.000 dollari. E tu che prospettive hai? Pessime. Senti, ti faccio una proposta. Vuoi che ti ridia io i soldi? Che soldi? I 300.000 dollari che gli hanno fregato. Per farne che? Ma come per farne che? Per restituirli all'americano. Lui ti va fuori e io gli metto le mani addosso. Mi segui, piazza? L'americano vale molto più di 300.000 dollari per lo Stato. Mi segui? La seguo. Scherzi a parte. Io potrei pagarti molto bene le informazioni. Mi segui? La precedo. Non faccio l'informatore. Ehi, piazza! Dimmi come ti mantieni. Hai già trovato un lavoro? Lo cerco. Nei night! Uè, Ugo Piazza! Io so tutto di te! Ti sei messo a fare il pappone con quella troia che balla! Vattene, ricordati che ti sto cogliendo sul collo! Vattene, vattene a papponare, va! Vattene, esci! Sporco sfruttatore! Chi è? Ugo, con quel peccione accanto, dormendo stai, Vieni al sodo. Ci vorrei io là, al posto tuo, Ugo. Un piccione! Con la dà è migliorata, Ora ha più esperienza. Sai, non ha perso tempo. Sei troppo cretino per parlare di donne, Rocco. Dimmi come è chiuso. E tu sei un figlio di bottana! Sì, tu sei un cretino e io un figlio di puttana. E allora? Uè, Ugo Piazza! Uè, Ugo Piazza! Alla fine te dimostro io chi è cretino e chi è figlio di bottana! È finito? Ti decidi a parlare? È per domani! Sta attento. Ricevuto, confermo. Ti richiamo. Va bene, tra poco. È d'accordo. Ah. Ci sta. Va bene. Digli che il regalo è pronto e lo troverà al bar. C'è un pacco per me? Thank you.
Beppe è mia. Sì? Ah, è arrivato l'amico. Sì, ed è anche ripartito. Bravo. Adesso guarda un po' dentro se c'è tutto. C'era tutto. François Duremat, anni 39, da Lugano. Alfredo Bertolon, 22 anni, di Pieve Veneto. Beh, siete contenti, no? Finalmente abbiamo trovato un delinquente che non è meridionale. Sì, ma questo Bertolon è incensurato. Sì, veramente incensurato è. Ma è stato fermato 3 volte, per manifestazioni studentesche. Per ben 3 volte. È un anarchico. Brigadier, a te da quando gli studenti ti hanno scassato a capa sono tutti anarchici. L'hai guardata bene la foto del Bertolon? Ma questo lo conosciamo. Bravo, è quel delinquente di Pasquale Dallarico, tirapieti dell'americano. Ve li immaginate i giornali di questa sera? Possiamo prelevare il Dallarico? Potremmo riempire San Vittore con questa merda. Lo sai di quanti corrieri dispone l'americano? Almeno 200. Spesso non sanno manco che cosa portano. Spesso lo sanno, fanno i furbi e schiattano. Mentre altri li fanno fuori perché suppongono che li abbiamo individuati, come questo Bertolon. Perché non agiamo in modo più massiccio? Ah, in modo più massiccio? Ma fammi il piacere, gli uomini che me li dà? Tu stai qua da poco tempo, ma il nostro organico lo conosci, no? Facciamoci dare quelli che cacciano chi non ha una casa, quelli che picchiano gli studenti, che disperdono gli operai. Per questa roba agenti ce ne sono. Mercuri, non fare il sovversivo. La cittadinanza non ne può più di scioperi, occupazioni abusive. Gli agenti occorrono lì. Ma di quale cittadinanza parla? Dei cosiddetti ben pensanti? Mercuri, tu leggi troppo i giornali di sinistra. E ho capito dove vuoi arrivare. Ai ricchi. Ma ci sono ricchi e ricchi. Ma di quali ricchi parla lei? Di quelli che dicono paghiamo meglio i terroni? Diamo loro le case più abitabili, ma ne conosce qualcuno? I ricchi non danno fastidi. No, commissario, li danno e come? Di che cosa ci stiamo occupando? Di ricchi che mandano soldi all'estero. Di fastidi ne danno e come? Insomma, Mercuri, tu vuoi fare un comizio? Te l'ho detto, ci sono ricchi e ricchi e noi lotteremo contro quelli che mandano via i soldi. Mercuri, lo so, tu vuoi una bandiera rossa, mi dispiace tanto, ma la questura ne è sfornita. Poliziotti, ricordatevi, la proprietà è un furto, è giusto? Sì, commissario, proprio così. Noi della polizia dobbiamo tenerlo presente che la proprietà è un furto. Noi, che finora siamo sempre stati al servizio dei ricchi. A noi spetta soltanto di far osservare le leggi. E la legge, mio caro Mercuri, è uguale per tutti. Uguale per tutti? Ma mi dica lei quando mai abbiamo manganellato dei ricchi? Oppure i ricchi hanno sempre ragione e il torto sta sempre dove stanno gli operai, gli studenti, i meridionali? C'è qualcuno che vuole applaudire? No, e applaudo io. E adesso ascolta, Mercuri. Quello che hai detto forse è giusto, forse è sbagliato, non lo so. Però la realtà qua è un'altra. Tu hai fatto il tuo servizio in provincia e hai avuto a che fare con 4 rompagalline. Cosa è pretura? Qui la lotta è contro l'americano, un giro grosso, gente che ce li ha quadrati. E se io mi distraggo, lui me lo fa tanto così. Le belle parole non servono. Tu le hai dette le belle parole, a che sono servite? A fare fumo. Ma voi guardate che cacchio mi tocca sentire in questura. L'americano fa troppo chiasso. Bombe in pieno giorno. Una volta li faceva sparire con più cura. Ora ha molta più gente. Appunto. Più sono e meno si controllano. Lui queste cose le dovrebbe sapere, no? Si vede che impegni grossi ha. Dammi retta. Stanne alla larga, Ugo. Non dura. Ah, sai che mi ha detto l'americano? Che hai esagerato. E vuole delle scuse. Non voglio avere niente a che fare con lui, nemmeno per delle scuse. Una volta lo stimavo, adesso te l'ho detto. Fa troppo chiasso. Se continua così vedrai che fanno un'antimafia pure per Milano. Un'antimafia per Milano? E che c'entra? Niente. Perché credi che in altre parti c'entri? Ma chiamano mafia. Ma oggi sono bande. Bande in lotta e concorrenza fra di loro. La vera mafia non esiste più. Quando quelli della droga vogliono investire i loro guadagni, costruiscono palazzi. E quelli dell'edilizia sparano. Che c'entra la mafia? La vera mafia è morta. Ma ti rendi conto che ti sei messo in un vicolo cieco? Il lavoro è pericoloso. E per giunta la polizia è al corrente. Che cosa aspetti a scappare? No,
Ugo, perché? Perché sarei morto. Io ho 5 milioni da parte, te li do e sparisci. L'importante è che ti levi da questa situazione. Crederebbero che vado a godermi i 300.000 dollari. Mi farebbero cercare. No, no. Non mi posso muovere finché non si sono convinti che quei soldi io non li ho presi. Nelly. Nelly. Io sono tornato nuovamente nella banda. Non per paura. Ma per trovare chi è stato. Per tornare pulito. Tu pensi che sia stato l'americano a tirarti la ganciata? Lui doveva fare un affare urgente e invece di consegnare il malloppo al marsigliese ha detto che te lo sei fregato tu. Se le cose stanno così, non ne uscirai mai. Se le cose stanno così, ma potrebbero stare diversamente. E come? Rocco, per esempio. Pasquale, Nicola, un altro. Ma come speri di poter trovare le prove dopo 3 anni? Per caso hai già qualche idea? Non nessuna. Grazie, Luca. Vai pure. Allora, se non hai niente... È vero, non ho niente. Ma uno di loro, per provare che sono stato io, dovrà compromettersi un po' di più. E allora scatterà il mio vantaggio.
Doctor. Lui è un monaco, eh? Abbiamo scoperto che è stato. Ma hanno detto pure dove sta. Chi è? E andiamo a fare la festa. E subito. Senza prima recuperare nada. No. L'americano ha detto che se ne frega dei 30 milioni. Vuole dare una lezione e un avvertimento. Allora, Picciotti. Pasquale. Franceschino. E tu, Ugo, venite con me. Nescero, stanno arrivando. Va bene. Preparatevi. Il cretino dice al figlio del bottano di sparare. Devi essere il primo e l'ultimo. $100,000, dovevi arrotondare. Stai sbagliando tutto. Il tuo amico Chino non ci sfuggirà. Oggi o domani lo facciamo morto. E se non crepa, ha ucciso un uomo e finirà all'ergastolo. Chino non c'entrava niente. Chino è un assassino di professione. Solo 3 milioni se prende. Non gli sarà parso vero di arraffarne 30 con un colpo solo. Ma ha chiuso. E tu sei qui. Senti, americano, ragiona un po'. Io ragiono. No,
Tu non ragioni. Depure queste ultime cose che hai da dire. Vediamo come ragioni tu. Speak. Come io non ti ho fregati $300,000. Così chi non ti ha fregati 30.000? Nessuno sapeva del movimento. Rocco lo sapeva. E lui. E Pasquale. E Franceschino. Rocco lo sapeva. E io? Certo, anch'io. E allora perché sospetti solo di me? Eh? E di Chino, poi? Non imbrogliare le carte! Tu hai visto Chino il giorno prima! Ve siete accordati! Chino è un uomo d'onore. Non le fa queste cose. Quando lui andò da Chino, il movimento non era fissato. E che vuol dire? Può avergli telefonato dopo, no? A me il movimento me l'avete comunicato mezz'ora prima. E da allora sono sempre stato con Pasquale. Chiedetelo a lui se ho telefonato. Non ha telefonato. Potevi anche essere d'accordo, poverte pure seguito al Boring. Chi non sapeva del tuo lavoro? Sì. Sì, gliel'ho detto. Ma lui se ne fotte dei fatti degli altri. Ma il suo lavoro e gli basta. Sentiamo che hai da dire. Oh, vedo che ragioni, americano. Sì, posso essere stato io. Ma senza Chino, però, sia chiaro. Lui non ci sarebbe stato. Dopo di me, o forse subito prima, c'è Rocco. Anche lui poteva avere un complice, o no? Poi c'è Pasquale. Ma forse Pasquale non avrebbe fatto uccidere il suo paesano. Questo stimalo tu. E poi tra questi, solo tu sai che era il corrente e quindi in grado di fare il colpo. Io non lo so. E poi ci sono i tedeschi. Chi ti dice che il corriere non avesse un complice? Che ha atteso che mollasse la valigia in mani italiane per agire? Eh? Uè, uè! Non gli è dare retta! Sta girando le carte! È stato lui, lui e Chino! Questo qui furbo è! Ci fotta a tutti! Senti, americano. Visto che stasera mi hai permesso di parlare, vorrei dirti un'altra cosa. Dilla. Non ti ho preso io i $300,000. Non ero il solo a poter fare il colpo. Allora, come adesso? Beddo mio. Chino, che faccio con tutte queste soldi? Io parto, Concetta. Te devi far dare il corpo di Don Vincenzo dalla polizia e farlo seppellire. Richiedilo fra 3 giorni. Sarà fatto. La terra al paese già la comprammo. Fagli fare una bella tomba, de marmo. Ci sono legami sicuri tra il morto del Bowling e quello della piazza? Di sicuro c'è solamente che il primo era della banda dell'americano. Era una nostra vecchia conoscenza. Certamente stava con l'americano da anni. Certamente, ma che cacchio ne sai tu? È uno nuovo agli archivi. Sappiamo solamente che si chiamava Vincenzo Affatato. Ma come, commissario? L'avevate detto voi che l'uomo ucciso al Bowling era stato ucciso da quello che poi gli hanno sparato? Babbo, ha gerito una fesseria! E la sparatoria com'è avvenuta? La sparatoria è stata violenta, secondo i testimoni. E del resto i numerosi bossoli lo confermano. Ma che vuoi confermare, o cantare sorte? Qui siamo arrivati al punto che si ammazzano in mezzo alla strada e noi stiamo qui a giocare con i bossoli. E l'altro morto chi è? Chi, il cieco? Sì, o cieco. Un vecchio passante. Uno che passava per caso. Non è stata possibile finora l'identificazione perché non aveva documenti con sé. E fino adesso nessuno ne ha denunciato la scomparsa. Un barbone? No, addosso aveva i vestiti puliti. Ah, Mercuri. Signori, il nostro caro Mercuri, funzionario democratico, è stato promosso, trasferito e promosso. Fategli le vostre congratulazioni.
Che mi vuoi parlare, Mercurio? Sì, un momento solo. Scusatemi, torna subito. Vieni, vieni. So che debbo a lei il mio trasferimento. Trasferimento d'urgenza e d'ufficio per lei, mio caro commissario Mercuri. Volevo dire che fare il poliziotto in Basilicata o in Lombardia per me è lo stesso. L'importante è saper fare il proprio dovere. Ah, io non ho dubbi che lei lo sappia fare, il suo dovere. Specialmente dove non ci sono ricchi e soprattutto gente come l'americano. Posso dire qualcosa senza urtare la sua suscettibilità? Ma è molto difficile urtare la mia suscettibilità. Dica pure, collega. Lei è un vecchio poliziotto, cioè un poliziotto vecchio. Sì, lei ha pochi anni più di me, ma ha una mentalità vecchia. E perciò è inadatto a occupare il posto che occupa. Ti senti di fottere, Mercuri? E che cosa ci vuoi fare? Io che ho una mentalità arretrata, me ne resto qua. E tu che sei moderno, te ne vai a pascolare bello bello le tue pecorelle in Basilicata, perché non ti va? No, io non mi sento di fottere, come dice lei. Volevo soltanto spiegarle due o tre cose, se lei mi permette. E come, non permetto? Ma fa ambressa, perché non ha gevigliato ancora un caffè. L'americano è un effetto e non una causa, come sono effetti tutti i delinquenti. Mi ascolta? Sì, sì, l'ascolto, l'ascolto. E mi capisce? Finora no, ma vada avanti, continui. Dicendo che l'americano e i delinquenti meridionali sono un effetto, intendevo dire questo. La massa dei meridionali che viene a lavorare qui nel nord fa i mestieri più umili, quelli che da decenni gli altri si rifiutano di fare. Mal pagati, male alloggiati, niente affatto assistiti. Per forza poi diventano delinquenti. Ah, e basta, Mercurio, ha già capito. Delinquenti si nasce. Per adesso va dove ti hanno mandato, va. E scrivi una cartolina illustrata, mi raccomando. Let the rhythm go, let the rhythm go. Americana, it's me. Credi che Kino si accorderà con Rocco? Rocco non riuscirà nemmeno a incontrarlo, Kino. Abbiamo sparso la voce che vogliamo parlamentare. Kino non parlamenterà. E perché non dovrebbe? Americano, parlamenteresti con chi ti ha ucciso il padrino? E tentato ad ammazzarti? Vattene. Pedocchiosi. Sono tre ore che aspettiamo. Non verrà mai quel bastardo. Lascia il Kino!
Ci sei riuscito a farmi ammazzare l'americano. Venire subito al commissariato. Perché? Hanno fatto una strage nella villa dell'americano. Io sono stato fuori Milano. Sì, ho visto che rientrava e non andava via, ho visto. E si tratterà solamente di una formalità. E poi tu non hai la patente, vedi? Andiamo, mettete da là. Topino, telefono al commissariato che arriviamo con Piazza per il confronto con la donna della villa. Vado subito, brigadiere.
La borsa la metto dietro, eh? Piaz, non ti dico che cosa è successo in quella villa, perché è segreto istruttorio. Un macello. Ma il commissario è contento, però. La borsa la lasci lì. Mica si fregheranno la borsa davanti alla questura. Dai, dai, non fare lo spiritoso che è tardi. Andiamo, andiamo. Piazza. Va a tasatare. Signor commissario, possiamo trattenerlo, guidava senza patente. Va buono. E allora, gentildonna, questo qui è il Piazza. Ci stava alla villa stamattina? Ci stava o no? Signor commissario, ce n'erano tanti, che vuol che sappia me. E poi ci avete detto che erano tutti morti o feriti. Questo qui sta bene, no? Sta mica bene lei. Signor commissario, ve l'abbiamo detto. Noi eravamo arrivate da poco tempo. Abbiamo sentito solamente i colpi. Qualcuna di voi mi sembra che ci ha detto che uno è scappato e si è allontanato in automobile. Lei mi pare. No, no, io risse che mi pareva, perché dopo che spararono andò in automobile. Magari era lui che passava, signor commissario. A gluten, no? Sa, commissario, i primi colpi siamo scappate tutte in casa. E ne siamo chiuse a chiave nel cesso. E tiriamo la catena, là. Ugo, ti faccio tanto di cappello. Era proprio un piano da dome di Dio. Perché non ci mettiamo insieme? Comandi tu. Non è per le 300.000 dollari. Quelle te le sei guadagnate. Sono tuoi. E perché ti stimo, Ugo. Ehi, Rocco, sta a silenzio. Eccoli là, si sentono come due cani senza padrone. Tu, Piazza, te ne puoi andare, eri fuori Milano. Rocco Musco, e tu invece rimani qua. Mi devi ancora dimostrare che stavi al biliardo. Vai, Piazza, vai. Penserò alla tua proposta. Piazza! Dove te ne vai? Non puoi lasciare Milano senza autorizzazione, lo sai. Dove abiti? Dove ti troviamo? Sono ospite di Nelly Bordon, via Sant'Antonio 18. Oh, abiti lì, va buono, va buono. Vai, vai, Piazza, vai a papponare, parassita. Sì, Ugo. Preparati, partiamo. Il tempo d'arrivare. Va bene. Arriva qui tra poco. Preparati, Luca.
Rocco sta andando a casa di Nelly. Cosa è successo? Hai detto che oggi non saresti venuto. Allora, Ugo, dov'è che andiamo? Beirut. Spara! Spara, Luca! Spara! No! Nelly. 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 Luca! Tu, uno come Ugo Piazza, non lo uccidi a cedimento! Tu, uno come Ugo Piazza, non lo deve neanche toccare! Tu, uno come Ugo Piazza, non lo deve neanche sfiorare! Tu, quando vedi uno come Ugo Piazza, il cappello ti devi levare! 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 Il cappello! Il cappello.